partecipare a queste manifestazioni, perché voi che partecipate, voi che venite e quelli che partecipano alle altre manifestazioni hanno in comune una cosa, ovvero la curiosità di conoscere le cose. Siete persone che non si fermano semplicemente all'apparenza e cercano di capire il perché. Si pongono domande, perché nel mondo non esiste l'assoluto, non esiste la verità assoluta, il mondo non è un diviso in bianco e nero, in cose manichee. Esiste la complessità delle cose. E per comprendere la complessità bisogna porsi delle domande e non bisogna mai dare nulla per scontato. E quando si fa questo spesso si dà fastidio, perché chi afferma delle verità assolute per imporre delle cose, come per esempio sta facendo oggi il governo, non vuole che ci si pongano delle domande. Le domande presumono delle risposte che spesso non si possono dare o non si vogliono dare. E quindi è importante che voi siete qui, è importante che ci siano tante persone in giro che continuino a non subire l'imbonimento da parte di qualcun altro. Allora, quello che ci sta accadendo da 2 anni a questa parte lo potrei dividere in 2 aspetti che secondo me sono completamente diversi l'uno dall'altro. Uno è l'aspetto meramente sanitario, ovvero il virus in se stesso, e l'altro è l'aspetto della gestione di questo virus, e l'una non ha nulla a che fare con l'altra. Parliamo del virus. Allora, quando bisogna risolvere un problema, qualsiasi tipo di problema, prendiamo per esempio una malattia, per guarire da una malattia bisogna sapere di che malattia si tratta, come abbiamo contratto questa malattia e, al di là dei sintomi, come agisce questa malattia dentro il nostro corpo. Questo meccanismo di comprensione della malattia si può applicare anche alla società. C'è un problema, per risolvere quel problema bisogna capire come è arrivato tra noi quel problema e come si muove attraverso di noi. Nel caso specifico del virus è fondamentale comprendere da dove arriva il virus. Non è una domanda di pura curiosità, è un punto essenziale che potrebbe far sì che noi in futuro non dovessimo più subire nessuna altra pandemia, perché una c'è già bastata e avanzata, ma per fare ciò bisogna impedire che ne arrivino di nuove e bisogna comprendere se questo virus è frutto del caso, è il frutto di un cattivo comportamento in generale del genere umano o il frutto di responsabilità precise di alcune persone e di un sistema che è stato messo in piedi. Se mi permettete, per fare questo vi racconto una storia che parte da un po' lontano. Circa un secolo fa, era il 1926, a Ginevra si usciva dalla prima guerra mondiale e i paesi si accordarono sulla gestione delle guerre, mettere una serie di regole ai conflitti, e nell'accordarsi stabilirono anche, visto che nella prima guerra mondiale sono state usate armi nuove devastanti come le armi chimiche, stabilirono anche che c'erano alcuni tipi di armamenti che erano vietati, dovevano essere vietati, non dovevano più essere consentiti. E diciamo si trovavano sotto la definizione di armi di distruzione di massa. All'epoca c'erano le armi chimiche, poi sono venute le armi nucleari e poi le armi biologiche. Allora,
nel corso della storia le armi nucleari hanno dimostrato di non essere utilizzabili, nessuno le ha mai usate, sono uno spauracchio più che una qualcosa di veramente utile dal punto di vista pratico, perché nessun matto si sognerebbe mai di gettare la bomba atomica addosso a qualcun altro, tant'è vero che non è mai successo. Le armi chimiche sono qualcosa di molto simile, nel senso che sono state utilizzate, ma tutte le persone che le hanno utilizzate sono finite sotto processo, perché quando si usa un'arma chimica si sa chi l'ha prodotta e si sa chi l'ha usata, e essendo un'arma di distruzione di massa si è processati per crimini di guerra. Resta la terza opzione, le armi biologiche. Allora, le armi biologiche sono malattie, sono molto semplicemente delle malattie. Non hanno bisogno di cannoni per essere sparate, di bombardieri per essere fatte cadere sulla testa delle persone. Sono delle malattie che circolano, la gente si ammala tutti i giorni, si ammala di qualsiasi cosa, non c'è una malattia che può sembrare strana, di cui qualcuno può essere affetto. Alla fine di quest'anno, molto probabilmente in Italia, come tutti gli anni, ci saranno una ventina di persone che si saranno ammalate di peste addirittura, che è qualcosa che noi, almeno nel mio immaginario, non dovrebbe più esistere. Perché le malattie ci sono e non destano sospetti. Un'arma biologica non è un proiettile, non ha la forma di bomba, ha la forma di una semplice fialetta che si può versare nell'acqua, si può diffondere nell'aria o semplicemente basta infettare una persona, la persona giusta, magari uno molto socievole che gira, che abbraccia le persone, che incontra tanta gente, ne basta uno e hai utilizzato al meglio la tua arma. Sono armi che non hanno padrone, che non si può risalire a chi le usa. Per tutti quanti questi motivi i governi ufficialmente, queste non sono cose, non sono supposizioni, sono cose che le scrivono i 15 paesi che detengono illegalmente, aggiungo io, arsenali di armi biologiche. Scrivono nero su bianco che le armi più efficienti e quelle considerate il futuro sono le armi biologiche. E da decenni a questa parte nel mondo sono stati investiti centinaia di miliardi di dollari nello sviluppo di queste armi. L'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto la Francia, l'ha fatto il Regno Unito, l'ha fatto la Russia, la Cina, l'Australia, Israele, il Sudafrica e così via. È diventata la frontiera delle forze armate del futuro. Per svilupparle si è pensato un nuovo tipo di esperimenti. Circa nel 2005 uno scienziato ha immaginato questo nuovo tipo di esperimenti che serve per trasformare un virus o un batterio in un'arma, perché i virus e i batteri normalmente non sono armi, cioè sono cose che in molti casi non sono nemmeno infettive, perché se almeno questa è una delle cose che abbiamo capito in questi due anni di pandemia, se il virus non è riconosciuto dalla cellula dell'essere ospite, questo virus è un virus inutile, è un virus che non contagia solo se è riconosciuto, e normalmente i virus non sono riconosciuti necessariamente dagli esseri umani, perché i virus stanno dentro gli animali e devono poter essere trasmettibili, e devono poter essere trasmettibili non solo a un singolo essere umano, ma da essere umano a essere umano, da essere umano a tanti esseri umani, e poi anche essere molto aggressivi. Tutti questi passaggi qui in natura, se avvengono, perché non è detto che avvengano, avvengono magari in decine di anni, in centinaia di anni, in migliaia di anni. Chi fa un'arma non ha il tempo di aspettare queste trasformazioni nel caso avvenissero. Ha bisogno di avere l'arma pronta, e un'arma anche riproducibile, cioè averne tante,
diciamo, proiettile di quell'arma. E quindi sono stati inventati questi esperimenti che si chiamano esperimenti di guadagno di funzioni. Cosa servono? Servono per far guadagnare funzionalità ai virus e ai batteri. Trasformano un virus e un batterio qualsiasi in armi pericolosissime. Questi esperimenti, per fare questo, vengono creati quello che si chiamano virus chimera, ovvero la chimera era un animale mitologico che aveva la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente, tre animali in uno. Loro prendono pezzi di virus differenti e li mescolano tra di loro finché non ottengono la combinazione giusta. Questi sono gli esperimenti di guadagno di funzione. Ufficialmente, almeno ce li spacciano in questa maniera, servono per comprendere la natura dei virus. In realtà vengono usati solo nei laboratori che producono armi, solo nei laboratori militari, perché i laboratori militari non lavorano per la scienza, per il miglioramento della nostra vita, lavorano per produrre armi. Allora, questi esperimenti utilizzano un materiale molto pericoloso, perché utilizzano virus e batteri che sono stati già modificati o si stanno modificando e quindi hanno un potenziale infettivo altissimo. Per poterli fare si fanno in laboratori molto particolari. Si possono fare solamente in laboratori che vengono considerati di massima sicurezza biologica, livello P4. Non ce ne sono tanti, cioè ce ne sono abbastanza nel mondo, però non tantissimi, circa una sessantina di questi laboratori. E si fanno in questi laboratori proprio perché dovrebbero garantire la protezione e quindi l'impossibilità che il virus esca dal laboratorio e si trasformi in un'epidemia. Gli Stati Uniti, che sono il paese che più di tutti investe in armi biologiche, che più di tutti ha sul proprio territorio la presenza di questi laboratori, gli Stati Uniti hanno cercato di monitorare per 5 anni per cercare di comprendere se questi laboratori fossero, mi senti ancora? Allora, forse si sta scaricando la batteria, non lo so. Bene. Si sente. Per cercare di comprendere se questi laboratori siano effettivamente sicuri oppure no. E al termine di questi 5 anni di monitoraggio hanno scoperto che solo sul loro territorio ci sono stati oltre 1.100 incidenti, dato ufficiale del Ministero della Difesa degli Stati Uniti. Oltre 1.100 incidenti in 5 anni, è un incidente ogni giorno e mezzo. Un incidente ogni giorno e mezzo. E questi sono i laboratori più sicuri del mondo. Vuol dire che noi ogni giorno e mezzo, solo per gli esperimenti che fanno gli Stati Uniti, abbiamo rischiato una pandemia. Poi sono i laboratori in Cina, sono quelli in Russia, sono quelli in Giappone, sono quelli in Francia, quelli in Germania, quelli eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto, nel 2003, nel mondo è apparsa una nuova malattia, una malattia sconosciuta. È apparsa nell'estremo oriente, Cina, Vietnam, Cambogia, Thailandia, grazie a un medico che era non tanto lontano da lui, perché era un medico marchigiano, si chiamava Carlo Cubani, questa malattia non è arrivata tra noi. È riuscito, sacrificando la sua vita, a individuare questa malattia e a fermarla. La malattia si chiamava SARS. Era un'evoluzione di un coronavirus. Allora, quando è apparsa, una lampadina si è accesa nella testa di tanti scienziati militari, perché anche qui scritto nero su bianco, documenti ufficiali di diversi paesi, quello più dettagliato del governo australiano, viene detto, la SARS
archeologici hanno investito enormi quantità di denaro per cercare di sviluppare quest'arma. Però c'è un problema, che per sviluppare un'arma c'è bisogno della materia prima, una bomba atomica senza orario non si può fare, c'è bisogno della conoscenza per sapere come svilupparla e come assemblarla, c'è bisogno della tecnologia. Se si tratta di un'arma biologica ci vuole anche la protezione da questa arma biologica. Allora, la materia prima si trova dentro pistrelli, si trovano nelle grotte, nella giungla del sud della Cina. Quindi se si vuole la materia prima, ai cinesi bisogna chiedere. La conoscenza, essendo la tarda in Cina, ce l'hanno i cinesi, e sempre i cinesi bisogna chiedere. Dopodiché resta la tecnologia. Nel 2003 i cinesi quella tecnologia non ce l'avevano, non avevano un solo laboratorio P4 nel loro territorio. La maggiore esperta di SARS al mondo era una scienziata che si chiamava Xi Zhenli, una scienziata cinese. Questa scienziata aveva studiato in Francia e aveva ottimi rapporti con i suoi colleghi francesi. E allora la Francia si fa avanti con la Cina e l'allora presidente Chirac propone la seguente cosa: noi vi progettiamo, finanziamo e costruiamo sul vostro territorio un laboratorio militare P4. In cambio ci fate venire i nostri scienziati di Cina per sviluppare insieme un'arma alla SARS. Questo era l'accordo. La Cina acconsente e i francesi effettivamente progettano, finanziano e costruiscono un laboratorio. È un laboratorio enorme. Noi ci viene sempre descritto come, almeno io che non me ne sono reso conto, pensavo a un edificio in cui all'interno, nel quale anche perché si fa vedere sempre la foto di un solo edificio. In realtà è un'area gigantesca di decine di ettari, all'interno della quale ci sono ben 7 complessi edilizi. Ben 7 complessi edilizi, e questi, all'interno di questi complessi edilizi lavorano migliaia e migliaia di persone. Per la Bordone che è in realtà una vera e propria città della scienza. Impiegano 13 anni per costruire tutta quanta l'area, tutti quanti gli edifici. Nel frattempo, man mano che costruiscono un edificio dopo l'altro, gli esperimenti incominciano ad andare avanti. Gli esperimenti di guadagno di funzione sulla SARS per creare un'arma. All'inizio ci pensano esclusivamente i cinesi, perché i francesi ancora non sono arrivati, il laboratorio non è terminato. E quindi ci pensano i cinesi con altri scienziati sparsi, scienziati australiani, statunitensi e di altri paesi, canadesi, britannici. A un certo punto il laboratorio viene concluso. Laboratorio militare, lo dicono i cinesi stessi, laboratorio militare, viene inaugurato. Questo laboratorio si trova nel cuore della città che tristemente oramai conosciamo, si chiama Wuhan. Questo laboratorio non viene inaugurato dal presidente cinese, ma viene inaugurato dal primo ministro francese. Quindi la diversione è una cosa assurda. Voi immaginate come se il presidente della Cina andasse a inaugurare un silos nucleare nel cuore degli Stati Uniti. È una cosa fuori dal mondo, eppure accade così. Il primo ministro francese vuole in Cina per inaugurare un laboratorio militare cinese. E gli scienziati francesi vanno in aeroporto per prendere l'aereo per andare in Cina a iniziare lo sviluppo di quest'arma. Quegli scienziati non saliranno mai sull'aereo, perché nel frattempo il paese più grande, più grosso, più bullo si è fatto avanti. Sto parlando degli Stati Uniti d'America. All'epoca era presidente Donald Trump. Trump vola a Pechino e fa un accordo con il suo omologo Xi Jinping. Cosa prevede questo accordo? L'accordo prevede un gemellaggio tra il laboratorio di Wuhan, che in quel momento lì è pienamente in funzione, e il suo omologo o laboratorio militare degli Stati Uniti, che si trova alla periferia di Washington e si chiama Fort Detrick. Il gemellaggio vuol dire
scambio di scienziati, vuol dire scambio di informazioni, vuol dire scambio anche di pezzi di virus, ma vuol dire anche altro. Il laboratorio di Wuhan da quel momento in poi riceve milioni e milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti, in particolare dal Ministero della Difesa, che è il Pentagono, e dal Ministero degli Esteri, che è il Dipartimento di Stato. Milioni di dollari ogni anno. Gli Stati Uniti si impossessano così tanto di quel laboratorio che mandano i loro ispettori per controllare se funzionava oppure no, e mandano anche i propri scienziati civili. Che cosa sono questi scienziati civili? Quando si fa un'arma, bisogna proteggersi a quell'arma. Gli scienziati civili sono coloro che si preoccupano della protezione dal virus. E a questo ci pensano le case farmaceutiche. A Wuhan arrivano le multinazionali di Big Pharma a lavorare fin ufficialmente, non sono conti segreti, ufficialmente fin dal 2017. In particolare la multinazionale che più di tutti è presente a Wuhan è la Johnson & Johnson, che dal 2017 lavora allo sviluppo di un vaccino contro l'arma alla SARS che nel frattempo si stava sviluppando. A gestire tutto questo si mette una fondazione. Questa fondazione è una fondazione newyorkese, pure qui stiamo parlando sempre di un laboratorio militare nel cuore della Cina. Questa fondazione newyorkese ha dietro di sé tre soggetti. La fondazione si chiama Eco Health Alliance e la fondazione si occupa esclusivamente di esperimenti di guadagno di funzione e dello sviluppo di armi. Questa fondazione dietro di sé tre soggetti: la CIA, la Central Intelligence Agency, le principali case farmaceutiche che si occupano di vaccini e tre colossi della finanza, tre aziende che hanno una caratteristica unica, perché queste tre aziende sono ciascuna proprietaria delle altre due. La società A è proprietaria di B e C, la società B è proprietaria di A e C, la società C è proprietaria di A e B. E nei loro consigli di amministrazione siedono più o meno le stesse persone. Si tratta di tre fondi di investimento, ovvero tre società che investiscono i nostri soldi. Investiscono i soldi delle nostre pensioni, investiscono i soldi quando voi mettete i soldi in banca, i soldi che voi depositate in banca, anche se ufficialmente non ci comprate nessuna azione, questi soldi li finiscono nel fondo di investimento. E che cosa fanno i fondi di investimento? Acquistano o titoli di Stato o pacchetti azionari di altre aziende, ovvero diventano proprietari di aziende. Queste tre società, in realtà sono una sola, gestiscono fondi complessivamente per 25 mila miliardi di euro. 25 mila miliardi di euro. Per farvi un paragone, l'intero ricchezza dell'Unione Europea è di 15 mila miliardi, quella della Cina è di 17 mila, gli Stati Uniti valgono 21 mila miliardi. Loro potrebbero comprarsi tutti gli Stati Uniti, compresi gli orsi, i laghi, i boschi, i fiumi e tutto quello che c'è presente sul territorio americano. E gli avanzerebbero anche tanti soldi per comprarsi molti altri paesi. Queste tre aziende hanno anche un nome e si chiamano Vanguard, State Street e BlackRock. In Italia queste tre aziende hanno investito già oltre 100 miliardi di euro. Sono comprati i crediti, sono comprati il Credito San Paolo, sono comprati la parte privata di Monte dei Paschi, sono comprati Atlantia, la famosa azienda dei Benetton, e loro non è dei Benetton, e lo Stato, dopo averla dopo aver liquidato Atlantia da Autostrade per l'Italia con ben 9 miliardi di euro, che aveva liquidato 9 miliardi per uscire dalle scatole, e essersi appropriata di Autostrade per l'Italia, ha cercato un partner privato. Chi è questo partner privato? BlackRock. Sono esattamente gli stessi a cui gli abbiamo espropriato l'azienda, per farvi capire chi sono questi soggetti. BlackRock, Vanguard e Street sono proprietari di Moderna, di
Johnson & Johnson, la Pfizer e di AstraZeneca. Allora, questo sistema è andato avanti per anni a Wuhan, nonostante gli scienziati, la maggior parte degli scienziati del mondo, si fossero messi di traverso, perché osteggiavano gli esperimenti quali funzionano, perché sapevano esattamente il rischio che si poteva correre con quel genere di esperimenti. Loro hanno definito questi esperimenti nel seguente modo: voi state costruendo, state producendo dei mostri e li state chiudendo dentro delle teche di cristallo, e prima o poi uno di questi mostri romperà una e ci mancherà tutti quanti. Hanno combattuto per anni questi esperimenti, ma purtroppo la minoranza del mondo scientifico aveva dietro di sé, ovvero chi faceva gli esperimenti aveva dietro di sé governi molto potenti, multinazionali molto potenti, e quindi non sempre avuto la mente. Nel novembre 2019 il Avocan, improvvisamente il laboratorio viene chiuso. Scusate, non ottobre 2019, il laboratorio viene chiuso improvvisamente. Ma non è che viene chiuso dalla mattina alla sera, viene chiuso in meno di un'ora. Migliaia di persone evacuate in fretta in meno di un'ora. Dentro quel laboratorio non c'è rimasto più nessuno, nemmeno il custode, è rimasto deserto per settimane, e intorno al laboratorio sono stati messi i posti di blocco per impedire a chiunque di avvicinarsi. Pochi giorni dopo, a Wuhan invece accade un evento che era ampiamente previsto. In questo caso arrivano da 109 paesi del mondo 10.000 atleti e atlete per partecipare ai giochi mondiali militari. Sono una sorta di giochi olimpici, insieme agli atleti e alle atlete arrivano i loro allenatori, i loro dirigenti, i giornalisti, i tifosi. Cosa raccontano questi atleti e queste atlete che arrivano a Wuhan? Raccontano tutti la stessa storia. Nel villaggio olimpico circolavano dei strani sommozzatori, anzi palombari di bianco, che spruzzavano, se non capivano bene che cosa, ovunque, tutto quanto il tempo, e pulivano ogni superficie dal giorno e notte senza mai fermarsi. Inoltre agli atleti e alle atlete veniva misurata la febbre che è entrata in qualsiasi stadio, che è una cosa che loro non concepivano, perché non aveva senso una cosa. Gli atleti e le atlete iniziano ad ammalarsi uno dopo l'altro. Tant'è che sono dei giochi completamente falsati. Ci sono gare di squadra, partite che non si riescono a giocare perché alcune squadre non riescono a mettere insieme abbastanza atleti. Ci sono staffette che non si riescono a correre. Ci sono atleti, medaglie d'oro olimpiche, che non arrivano nelle finali. C'è una potenza assoluta mondiale dello sport con gli Stati Uniti d'America, che l'abbiamo visto anche in Tokyo, di solito arrivano tra primi tre posti, che è arrivata al 26esima dopo l'Uganda, perché i loro atleti non si reggevano in piedi. Di cosa si sono ammalati? Tosse, nausea, diarrea, febbre alta, difficoltà respiratorie, polmoni, uno dopo l'altro, finiti i giochi. Questi 10.000 atleti, loro segni e quant'altro, ritornano ai loro 109 paesi. Se andate a leggere nelle cronache dei giornali locali italiani, no? Vado anche il Corriere della Sera, di novembre 2019, di dicembre 2019, a un certo punto iniziano a apparire articoli del tono: nell'ospedale X le terapie intensive stanno scoppiando, non si capisce perché, c'è un sacco di gente malata di polmonite e nessuno riesce a curarla. Questi articoli, andatevi a vedere le cronache in quel tempo, questi articoli si susseguono, c'è differenza generale perché nessuno sa, nessuno si rende conto di quello che è accaduto nel frattempo. Allora, il problema è che gli Stati Uniti, per non parlare di altri paesi, ma adesso parliamo di Stati Uniti, che sono un paese che ha i
di chiunque altro ha investito in questo genere di esperimenti e ha creato il sistema, non lo stavo semplicemente affrontando, perché dal 2005 in poi, per ordine dall'allora presidente Bush, hanno costruito una rete di oltre 200 laboratori militari come quello di Wuhan, sparsi per il mondo, non in territori americani, sparsi per il mondo. Laboratori in cui si utilizzano gli stessi esperimenti che si utilizzavano a Wuhan, che si continuano a utilizzare a Wuhan, in cui si trasformano i virus, si trasformano i batteri, in cui si producono armi, e laboratori insicuri quanto era il laboratorio di Wuhan. Questo sistema di laboratori e di esperimenti non è cessato nemmeno dopo lo scoppio della pandemia, non è cambiato nulla. Il laboratorio Wuhan dopo alcune settimane o qualche mese ha ripreso a funzionare e funziona esattamente come funzionava prima, lavorando sviluppo di armi e in particolare armi alla SARS. E lo stesso stanno facendo gli altri laboratori. Se non si comprende, bisogna andare all'origine e non si fa un indagine su quel laboratorio e nessun paese può farlo, nessuno almeno dei paesi detengono le armi biologiche, perché è un reato sviluppare armi biologiche, finisce all'aria, processati per crimini contro l'umanità, e nessuno vuole essere processato per crimini contro l'umanità, quindi nessuno ammetterà mai ufficialmente una cosa del genere. Finché non si fa questo, il sistema resterà in piedi. Allora, io mi sono andato a fare una cosa, un'operazione semplice, un po' da autistico, però insomma un'operazione molto semplice. Mi sono segnato su una mappa del mondo tutti i focolari di tutte le epidemie che sono epidemie di virus e batteri che sono esplose negli ultimi 12 anni. Mi ho segnato con una torcetta, dopodiché ho segnato sempre sulla stessa mappa la locazione di questi laboratori, almeno di quelli di cui si conosce la locazione, perché essendo laboratori militari, molti di questi laboratori non si sa dove siano, però i dati si conosce l'ubicazione, ho segnato i laboratori di cui si conosce l'ubicazione. Vi posso assicurare che non c'è solo focolare esploso di 12 anni che è distante da questi laboratori. Nei pressi del laboratorio, non importa che virus, non importa che cambi la parte della lima, dell'ebola, dell'antraglio o di qualsiasi altra cosa, non ha nessuna importanza. Laboratorio, focolaio, è sempre così. Uno di questi laboratori nel febbraio del 2019 viene smontato, si trova al Cairo, sviluppava anche questo armi alla SARS, ceppi diversi da quello cinese, almeno avevano preso uno, perché non esiste un solo ceppo, questo l'abbiamo capito, ci sono tanti ceppi del virus, la Cina ne produce tanti, li distribuisce e li dà agli americani, e ci ha fatto cibare loro laboratori, un ceppo che non è ceppo di Wuhan, un altro ceppo. Questo laboratorio è stato smontato nel febbraio 2019 dal Cairo ed è stato rimontato altrove, finito di montare nel novembre del 2019. Il problema è che questo laboratorio è stato rimontato a Sigonella. Sigonella si trova in Cile, ma è territorio statunitense, non è Italia, è Stati Uniti d'America. Allora, quello che mi chiedo io è se il nostro governo fosse a conoscenza di una cosa del genere, perché nell'Unione Europea questi esperimenti sono vietati, non si possono fare, ma Sigonella non è Unione Europea, formalmente, è Stati Uniti d'America, è extra, è una cosa extra europea. Se gli Stati Uniti hanno montato un laboratorio del genere solo a Sigonella, oppure anche lo hanno fatto in una delle tante oltre 100 basi che ci sono in Italia, che sono sparse nel territorio italiano, se lo hanno fatto nelle migliaia di basi che sono sparse nel territorio europeo, perché le cose cambierebbero, non è Wuhan,
improvvisamente potremmo scoprire di essere circondati o anche più che circondati, penetrati da questi laboratori sparsi. Questi laboratori, insisto, producono armi, non aiutano il benessere, producono armi e facendolo mettono a rischio la vita di tutti quanti noi. La terza domanda che mi sono posto, una domanda, diciamo, potrebbe anche essere fantasiosa, però comunque è giusto porsi tutte le domande possibili. È possibile che, visto che sono tanti laboratori militari che lavorano alla SARS, le famose varianti del SARS-CoV-2 non siano varianti del virus, ma siano fuoriuscite di altre elaborazioni militari di ceppi differenti del virus SARS sparsi per il mondo, e che non siano altre fughe del virus, magari da un laboratorio che si trova nel Regno Unito, magari da un altro che si trova in Italia, o da uno che si trova anche in Australia, o da altre parti ancora. È impossibile una cosa del genere? Qualcuno è in grado di risponderci? Un modo sarebbe per scoprirlo: mandare gli ispettori dell'OMS in questi laboratori e cercare di capire a che cosa stanno lavorando. Ufficialmente è stato anche chiesto, perché la Russia per ben due volte ha portato il caso davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Anche queste sono cose che non si sanno, ma insomma non è una cosa, non è che uno porta un paese di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia per due volte ha chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di poter mandare gli ispettori nei laboratori americani militari, perché gli Stati Uniti hanno letteralmente circondato di questi laboratori della Russia, come a fargli un cordone sanitario intorno, e loro vogliono sapere, ovviamente, anche perché sono scoppiate epidemie una presso all'altra, di qualsiasi sorta di malattia, proprio al confine tra la Russia e questi paesi dove ci sono i laboratori, che posso anche elencare, sono Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Kirghizistan, Turkmenistan, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, sono in Iraq, sono in Pakistan, in Afghanistan e così via. Ovunque ci sono questi laboratori scoppiano epidemie e la Russia ha chiesto il voto. Il problema è che nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ci sono 5 paesi che possono chiedere il veto, mettere il veto su qualsiasi risoluzione. E gli Stati Uniti sono uno di questi 5 paesi, quindi questi laboratori non sono mai stati visitati da nessuno, ma sarebbe il caso di farlo. Ma per farlo bisogna scoprire il fatto che il re è nudo e sotto c'è un problema e nessuno vuole farlo. Poi c'è un altro problema che in qualche modo è legato alla pandemia, però è un problema che prescinde dalla pandemia, e questo problema è come si gestiscono le emergenze e soprattutto come si gestisce chi contesta la gestione delle emergenze, ovvero il dissenso, o le persone troppo curiose, come quelle che vedo in questa piazza. Anche qui, scusate, ma devo partire un po' da lontano. Esistono, nel corso delle tante inchieste che ho fatto, mi sono imbattuto in una forma di azienda molto particolare, si chiamano agenzie di comunicazione. Non sono agenzie di stampa, non producono informazioni, non sono agenzie pubblicitarie, non fanno pubblicità, fanno altro. Cosa fanno le agenzie di comunicazione? Producono il nostro immaginario, ci creano il punto di vista. Ciascuno di noi vede il mondo attraverso i propri occhiali, attraverso il proprio punto di vista. Ognuno lo vede in maniera differente. Tutti quanti voi, quando tornerete a casa, vi chiederanno cosa avete fatto oggi. Sono sicuro che ognuno di voi farà un racconto diverso, ognuno ha una visione diversa dei fatti che è cercato intorno. È una cosa fisiologica, siamo diversi. Allora, quando si vuole convincere qualcuno di fare qualche cosa, il modo migliore non è convincerlo, provare a convincerlo. Sì, certo, esistono tantissimi metodi, anche metodi pubblicitari o metodi di altro genere, che possono convincere una persona. Ma è una cosa che impegna tanto tempo ed è evidente a quel punto che qualcuno sta cercando di convincere qualcun altro.
potrebbe anche non convincere le persone. Il modo migliore è pazienza, e quella persona ragioni come te. Se io voglio obbligarvi tutti quanti a indossare questo giubbotto, che magari non sapevo, posso provare a convincervi, ma se impianto il mio cervello dentro di voi, probabilmente vi vedrò sabato prossimo tutti con indosso questo giubbotto. Come si fa a fare una cosa del genere? Ovviamente nessuno impianta il cervello in smartphone. Esistono le agenzie di comunicazione che lavorano nell'immaginario delle persone, creano il mondo così come noi, come si vuole che noi lo vediamo. Aiutano le aziende, per esempio, perché queste agenzie di comunicazione sono agenzie ricchissime, hanno fatturato di miliardi di dollari l'anno, hanno migliaia di impiegati, sono dei colossi, non nulla a che vedere con le agenzie di stampa e le agenzie di pubblicità, nulla a che vedere, sono proprio un'altra dimensione. I loro appalti sono appalti, le loro commesse sono commesse che valgono decine, centinaia di milioni ogni volta, e lavorano per tutti, lavorano per governi e per multinazionali. C'è una multinazionale che, per esempio, non so, ha messo su un'industria che probabilmente impiegherà e vuole che la gente non protesti. Come facciamo, al di là di far fuori tutte quante le persone che potrebbero protestare? Cerchiamo di far sì che queste persone vedano in quella cosa che si sta per fare una cosa positiva e non vedano il marcio che c'è sotto. Bisogna fare una guerra? Facciamo sì che se io voglio scatenare una guerra contro qualcuno, se tutti quanti iniziano a pensarla come la penso io, vedrete che appena si creano i presupposti per cui io decido di fare la guerra, tutti quanti diranno sì, bravo, falla questa guerra, funziona in questa maniera. Spesso le agenzie di comunicazione riescono a risolvere i problemi in maniera apparentemente banale, utilizzando le parole, utilizzando anche singole parole. Esistono singole parole che hanno cambiato, che hanno fatto scatenare guerre, che hanno fatto vincere guerre, che hanno cambiato il corso della storia. Mi è capitato spesso di incontrare questi personaggi, di intervistarli, e una volta nel 95 incontrai uno di loro che mi raccontò la seguente cosa. No, in realtà lo incontrai dopo, però mi raccontò che nel 95 si presentò a loro l'ennesimo lavoro, questa volta per conto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Cosa gli chiedeva il Dipartimento di Stato? Gli chiedeva una cosa molto semplice. Quando dovete far sì che quando il governo, quindi noi Stati Uniti, noi Casa Bianca, raccontiamo una cosa, la gente ci creda e non rompa le scale. Punto. Questa è, diciamo, una mozione, forse la cosa che piacerebbe a qualsiasi persona che detiene un minimo di potere nel pianeta: eliminare il rompiscatole. Loro partorirono alla fine una parola che nel nostro vocabolario, per chi ha dei vocabolari nel 95, nel 98, nel 2000, vada, lo apra e vada a vedere se esiste questa parola, non ne troverà traccia, una parola che non esisteva prima, che è stata creata appositamente. La parola è complottista. Complottista. Com'è possibile che una parola del genere cambi le cose? Allora, che è successo? È successo che improvvisamente me l'hanno spiegato queste persone che hanno pensato a questa cosa, improvvisamente Hollywood incomincia a sfornare dei film. Sono dei film che sono, per quanto molto diversi l'uno dall'altro, hanno qualcosa di simile, qualcosa che si ripete. Cos'è che si ripete? Il protagonista, che è sempre un protagonista un po' fuori dagli schemi, è in rotta con il suo capo perché è uno che non rispetta le regole, oppure è una persona che gli è successa una cosa
così strana che nessuno gli crede, oppure evidentemente un matto, se uno una persona sociale e vede cose che gli altri non vedono. Cosa vedono queste persone? Tutti quanti hanno una cosa in comune in questo caso, vedono multinazionali, governi o gruppi di potere che organizzano, che ordiscono strani complotti per prendere il potere, visto che sono tutte cose americane, sono, queste cose avvengono in Stati Uniti, per prendere il potere negli Stati Uniti, per togliere le libertà civili delle persone, per poter fare cose illegali, eccetera, eccetera, eccetera. In tutti quanti questi film, la sociale o il matto di turno hanno effettivamente ragione. Queste cose accadono. E quando si esce dal film, ci si convince, veramente gli Stati Uniti sono cattivi perché ci fanno queste cose, oppure c'è questo pericolo, ci spiano, ci manovrano, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Che sono dei film. Il nostro cervello è fatto in maniera tale da distinguere ciò che è reale e ciò che non è reale. Immagino che molti di voi abbiano visto qualche film della Marvel, degli Avengers, però non è che quando voi siete usciti al cinema, per quanto il film va benissimo, avete pensato, nel momento in cui venivate scippati nel vostro portafogli, adesso arriva il dio del buono e cattura il ladro, oppure arriva Spider-Man. Perché sapevate che era un film. Molti di voi magari hanno visto Alien, ma non avete poi avuto paura di entrare dentro casa e trovarvi un mostro alieno che vi mangiava, perché avevate visto un film. E potrei continuare, il nostro cervello è settato per distinguere ciò che è reale e ciò che è tutta la fantasia. Quei film di enorme successo, con attori come Bruce Willis, come Will Smith, come Julia Roberts, eccetera, eccetera, quindi dei blockbuster, dei film che hanno sono stati visti da decine, centinaia di milioni di persone in giro per il mondo, erano dei film. E quindi il nostro cervello lo deve spiegare come una cosa di fantasia a cui non bisognava credere, e chi ci credeva, credeva alle favole. Non era una persona degna di essere ascoltata. Nel 2001 accade qualcosa di enorme, questa volta di molto reale. Accade qualcosa di così grande che viene ricordato, unico fatto della storia, con una data, l'11 settembre. È come una fotografia che ci è impressa nella nostra mente. Allora, due giorni dopo quell'evento, grande e sanguinoso evento criminale della storia, il capo dell'FBI si presenta davanti alle telecamere. Il direttore dell'FBI Mueller si presenta davanti alle telecamere e incomincia a raccontare, dopo due giorni, dice chi erano i dirottatori, chi cosa avevano fatto queste persone nelle giorno per giorno in tutte le settimane precedenti agli attentati. Cosa avevano fatto prima di arrivare negli Stati Uniti, chi avevano frequentato, cosa avevano fatto le persone che avevano frequentato, chi aveva organizzato gli attentati, chi li aveva finanziati, chi aveva fatto il Batista, eccetera, eccetera, eccetera. Noi in Italia sono 40 anni che aspettiamo di sapere come è andato il caso Moro, chi ha abbattuto l'aereo di Ustica, chi ha fatto l'attentato alla stazione di Bologna. Potrei continuare, ma molto banalmente, se io mi presentassi a una stazione dei carabinieri domani mattina auto accusandomi di omicidio, due giorni dopo il magistrato probabilmente direbbe stiamo valutando tutte quante le piste e tutte le ipotesi, perché devo prima verificare che effettivamente io non mi sto auto accusando di un delitto che non ho mai commesso. Quindi per la prima volta nella storia, e non accadrà più, un atto criminoso così devastante è stato risolto in 48 ore. Allora, visto che io sono abituato a dubitare le cose, a pormi domande, una cosa del genere dovrebbe far sorgere domande a tutti quanti noi, perché è una cosa che non esiste in natura.
non è semplicemente non è possibile una cosa del genere. E sarebbe possibile se ci la riconoscevi da prima, quindi già sapevi, forse hai fatto parte dell'organizzazione, non lo so, ma altrimenti non è possibile. Eppure nessuno, nessuno si è posto domande. Dopo l'11 settembre negli Stati Uniti non è stato celebrato nessun processo a qualcuno accusato di aver partecipato all'11 settembre o anche solo di essere un fiancheggiatore. Non è stata arrestata nessuna persona. Nessuno è stato iscritto perfino nel registro degli indagati o quello che è gli indagati degli Stati Uniti. È una cosa assurda. Io nel 2006, visto che sono vado spesso ogni tanto l'11 settembre, sono andato a vedere, a aperto il sito dell'FBI, che hanno fatto molto bene, gli americani queste cose sanno fare molto bene, e c'è una pagina del sito dell'FBI delle persone più ricercate al mondo, i most wanted, una cosa molto far west, c'è il nome della persona, c'è la foto, c'è la taglia, perché se vedi mettono le taglie delle persone, quelli più ricercati, e poi ci sono gli atti d'accusa contro quella persona. Nel 2006 la persona più cercata al mondo era Osama Bin Laden, che doveva essere la mente dell'11 settembre. Bene, sul sito c'era un elenco di cose per cui era accusato, erano tante, non c'era l'11 settembre. Ho pensato a un refuso, sul telefono chiamo le FBI e gli chiedo, scusate, ma perché non... come è possibile che Bin Laden non è accusato di aver partecipato all'11 settembre? Mi dicono, scriva un'email, perché così la persona che si occupa di questa cosa le risponderà, perché in questo gli americani, devo dire, sono molto efficienti in queste, diciamo, opere di trasparenza. Scrivo un'email, mi rispondono dopo qualche giorno, Cosa c'è scritto in quell'email? Non è scritto l'11 settembre sotto al nome di Bin Laden perché non abbiamo nessuna prova che colleghi stava Bin Laden all'11 settembre. Io ho chiuso l'email, l'ho riaperta, come un matto per alcune decine di minuti, perché non credevo ai miei occhi, era assurdo quello che stavo leggendo. Ed è incredibile ancora di più che nella pagina investigativo nessun giornalista abbia mai fatto un'inchiesta su quell'evento. Hanno semplicemente ripreso la versione ufficiale e l'hanno sviluppata, non hanno fatto nessuna inchiesta autonoma, come fanno sempre per qualsiasi cosa. Ma perché è successo tutto quanto? È successo perché queste cose non si fanno direttamente, il capo dell'FBI non ha detto nulla, nessuno ha detto nulla, diciamo, all'interno dell'FBI, ma dopo la conferenza stampa con il direttore dell'FBI è incominciata a circolare la parola, perché c'è sempre qualche giornalista che ha il doppio stipendio, è incominciata a circolare la parola complottista. Questa parola è incominciata a serpeggiare e le persone all'ascolto di questa parola hanno incominciato, il loro cervello ha incominciato a collegare complottista, matto di film, complottista, persona che cose senza senso, che è una persona senza senso, un matto, non è una persona non credibile, è una persona da non ascoltare, è una persona che se voi guardate la televisione e qualcuno date un complottista, questa persona è come se spegnesse l'audio, vedete, la persona che muove la bocca ma non ascoltare una sola parola di quello che dice. Parlando con tanti giornalisti importanti su uno su tutti quanti, se lo conoscete, si chiama Dan Rader, era il più famoso giornalista degli Stati Uniti, famoso anche ormai della televisione, uno che ha compiuto tantissime inchieste, ha vinto premi, la sua risposta è perché non avete mai fatto una domanda, mai portato nulla, la sua risposta è stata io non voglio passare per complottista, altrimenti la mia carriera sarebbe terminata immediatamente. Questa parola e questo meccanismo si è sviluppato negli ultimi 20 anni, si è sempre più affinato, è
sempre più penetrato nella testa di ciascuno di noi, perché oramai è una parola di linguaggio comune. Addirittura c'è gente che si autoaccusa di essere complottista, come per dire io sono figo perché io sono un complottista, non rendendosi conto di quello che sta dicendo. Questo meccanismo è servito nel corso di questi 20 anni a fare qualcosa che non era mai riuscito prima. Prima i giornalisti si ammazzavano, prima c'era la censura, c'erano i direttori dei giornali che dicevano questo tu non lo scrivi e questo lo scrivi. Improvvisamente non serviva più, perché c'era qualcuno che elencava una verità e nessuno che provava a metterla in dubbio, perché nessuno voleva passare per complottista. Nel gennaio del 2020, quando in televisione non guardavamo delle strane scene che accadevano in Cina, gente che veniva portata via a forza da casa propria, città deserte, e un strano virus che nessuno riusciva a comprendere, in televisione apparivano tanti scienziati che abbiamo imparato a conoscere, che raccontavano tutti la stessa cosa. Non sappiamo di che cosa si tratta, è qualcosa di improvviso, è qualcosa di sconosciuto. Ciao, buongiorno ragazzi. O contemporaneamente, nello stesso momento in cui accadevano queste cose, nello stesso momento in cui noi udivamo queste cose, sul più prestigioso giornale scientifico del mondo, che si chiama The Lancet, veniva pubblicata una lettera a opera di 27 scienziati illustri. Cosa diceva questa lettera? Questa lettera diceva due cose. La prima, il virus è stato era presente in un pipistrello, questo pipistrello ha infettato un pangolino. Io vi devo assicurare che in questi due anni non ho ancora capito come è fatto un pangolino, per me è una specie di animale mitologico. Comunque, ha infettato un pangolino e il pangolino è finito in un mercato a Wuhan e da lì il virus si è diffuso. Si chiama zoonosi. Qualche riga sotto c'è scritto un'altra cosa. Una cosa che è qualcosa di totalmente antiscientifico. Perché la scienza non è una scienza esatta, la scienza si evolve, muta, è fatta anche di tesi contrastanti tra di loro. Qualche riga sotto c'era scritto, chiunque proverà a mettere in dubbio quello che è scritto in questo articolo è un complottista. È scritto così, ad opera di 27 illustri scienziati nel più prestigioso giornale di scienza del mondo, quando nessuno ne sapeva nulla tra loro, perché se uno sa da dove arriva il virus vuol dire che quel virus lo conosci benissimo. Quindi apparentemente una cosa anche che non aveva senso, ma non si poteva contrastare perché non si poteva essere complottisti. Qualsiasi ricercatore, qualsiasi scienziato, non solo per guadagnare e fare carriera, ma anche solo per sopravvivere, per mantenere il proprio posto di lavoro, ha bisogno di una cosa: pubblicare su riviste scientifiche. The Lancet è di proprietà di una famiglia olandese, si chiamano Elsevier, e questa famiglia olandese è proprietaria dell'80% di tutte le pubblicazioni scientifiche del mondo. L'80%, non esiste una simile concentrazione in nessun altro ambito editoriale. Allora, immaginate di essere un ricercatore qualsiasi, più o meno famoso, non ha importanza. Italiano, francese, australiano, cileno, non ha importanza, che ha dei dubbi su quello che è stato scritto su quell'articolo o in generale sull'origine del virus. Pensate che questo scienziato, che potreste essere voi,
deciderà di esternarli questi dubbi, di smettere di lavorare, di cambiare mestiere. Nessuno l'ha fatto, l'ha fatto solo una persona, e questa persona l'ha potuta fare perché era già molto nota, aveva già fatto la carriera, era già in pensione, quindi poteva permettersi di fare una cosa del genere, ed è stata testualmente definita un vecchio rincoglionito. Sto parlando di Luc Montagnier, è l'unico che ha provato a dire qualche cosa perché se lo poteva permettere. Quell'articolo è stata la più efficace guerra preventiva della storia. Quell'articolo ha diviso il mondo, perché la pandemia è qualcosa che interessava tutto il mondo, in buoni e cattivi, in gente assennata e in matti a cui non dare ascolto. Quell'articolo è stato scritto a firma di questi 27 scienziati, ma colui che l'ha ideato ha un nome, si chiama Peter Daszak, che è uno scienziato britannico. Questo scienziato britannico è il presidente della Eco Health Alliance, la fondazione che lavorava a Wuhan. E Peter Daszak è l'uomo a cui era affidata la gestione degli esperimenti di Wuhan, sia quelli militari che quelli civili. Peter Daszak è anche lo scienziato inviato all'OMS a Wuhan per indagare sul laboratorio. È tornato ovviamente dicendo che il laboratorio era tranquillissimo e non era successo nulla di strano all'interno di quel laboratorio. Allora, tutto questo è accaduto per una parola. Una parola, le parole sono fondamentali. Voi non dovete farvi etichettare, non dovete utilizzare queste parole, dovete imparare quale linguaggio usare. Oggi voi venite chiamati no-vax o no-green pass. Una volta si veniva chiamati no-global. Sto parlando di 20 anni fa, era Genova nel 2001 quando ci fu il G8. No global voleva dire due cose: primo, eri contro la globalizzazione, e non era vero, perché quel movimento lì era per una globalizzazione differente, era contro questa globalizzazione, aveva visto lungo, ci diceva a tutti quanti: guardate che in futuro il mondo verrà male, sarà sbagliato, e avevano ragione. La seconda è che non erano contro qualche cosa, la parola no è una parola negativa. Nel nostro cervello la parola no, il nostro cervello per alcune cose è molto semplice, buoni, cattivi, bello, brutto. La parola no sta da parte del brutto, del cattivo. È una persona negativa uno che dice no. Tant'è vero che quando queste persone sono state letteralmente massacrate per le strade di Genova, nessuno ha alzato un dito, l'opinione pubblica ha approvato, anche perché nel frattempo erano apparsi degli uomini neri che hanno devastato la città. No vax è esattamente la stessa cosa, no green pass è esattamente la stessa cosa. Non vi dovete far etichettare, perché l'etichetta vi relega in un angolo, vi mette dalla parte sbagliata della storia, fa sì che gli altri non si avvicinino a voi, che gli altri non vi ascoltino, perché il problema non è dire le cose, io adesso sto raccontando qualche cosa, il problema è se io vengo ascoltato, se voi venite ascoltati. L'importante è sempre avere la possibilità di essere ascoltati. Il sistema non vi favorisce in nessun modo, perché il sistema è fatto in maniera tale che chiunque può parlare, come sto facendo io adesso, o chiunque di voi apre un social e scrive qualcosa su Facebook, su Twitter, fa un video su YouTube, fa una cosa su Instagram, scrive su WhatsApp, non ha importanza, chiunque può farlo, ma questo non ci rende più liberi, perché internet è costruito in maniera tale per cui ci
sono altri che decidono quanti soggetti possono ascoltare ciò che noi diciamo. Se voi avete 1000 amici su Facebook e scrivete una cosa su Facebook, non leggeranno tutte 1000 le persone. Questa cosa finirà al massimo a 50, 60, 70, se siete fortunati 100 persone scelte da qualcun altro. Non le sceglierete voi. C'è qualcuno che stabilisce quante persone vi devono ascoltare. Questo funziona così su internet e ovviamente limita il numero di persone quando qualcuno dice qualcosa di scomodo. Ma lo stesso accade nella realtà. È importante essere, non parlare, è importante essere ascoltati. E voi dovete fare in modo di essere ascoltati, perché sennò quello che dite non ha nessun valore. Anzi, contribuisce a relegarvi all'angolo, a mettervi contro, dietro la lavagna. E questo, quello che sta accadendo adesso, è fondamentale non tanto per ciò che accade adesso, per quello che accadrà dopo. Perché a un certo punto finirà la pandemia e il mondo dovrà ricominciare a vivere. E che mondo ci troveremo di fronte? Ci troveremo di fronte un mondo con tante persone senza lavoro, con aziende acquistate alla finanza internazionale, con un sistema sociale molto diverso, magari senza sindacati, magari senza molte libertà che noi abbiamo. E a quel punto sarà veramente decisivo avere voce in capitolo, avere la possibilità di essere ascoltati, non essere relegati fuori dalla visibilità degli altri. Quello che sta accadendo è qualcosa che non è mai accaduto nella storia, perché finalmente la cosa che piace di più al potere, ovvero eliminare i dissidenti, eliminare chi fa domande, eliminare chi rompe le scatole, sta accadendo. Stanno piano piano emarginando e lo stanno facendo spaccando letteralmente la società, lo fanno volontariamente, non c'entra nulla la pandemia, non c'entra nulla i vaccini, vogliono spaccare la società, perché sanno che in questa spaccatura non tutti, ma buona parte di chi si pone dubbi, di chi non accetta le cose preconfezionate, verrà estromessa dalla società, verrà fatta fuori in qualche modo, non c'è più bisogno di uccidere le persone. E per evitare una cosa del genere bisogna uscire dal loro gioco. Noi stiamo combattendo una battaglia in un terreno scelto dal nemico, con le armi scelte dal nemico e con i tempi scelti dal nemico, e non va bene. Il massimo che si può ottenere è ritardare la sconfitta, non si può andare oltre. L'unico modo per fare qualcosa di diverso è realmente fare qualcosa di diverso e cambiare il nostro destino. Bisogna inventarsi qualcosa che non è prevedibile, bisogna cominciare a usare intanto un linguaggio diverso, perché il linguaggio, ripeto, è fondamentale, e bisogna cominciare a utilizzare un linguaggio comprensibile da chi la pensa in maniera differente da noi. Bisogna cominciare a utilizzare quegli schemi mentali per poterci farci comprendere, perché se noi parliamo in italiano e gli altri parlano in giapponese e non comprendono l'italiano, è inutile sforzarci di parlare, perché tanto non capiranno. Dobbiamo imparare il giapponese pure noi e parlarlo anche noi. È l'unico modo per uscire dall'angolo. Allora, intanto vi ringrazio per avermi ascoltato tutto quanto questo tempo, credo sia passato un bel po' di tempo. Secondo voi, visto che credo che voi siete venuti qui perché siete curiosi, per sapere, per migliorare, per cercare di aprire di più la vostra mente, allora credo sia importante che esprimiate le vostre curiosità e quindi ci sia una qualche interazione. Se avete domande da fare, se avete anche
interventi da fare, io sono ben contento, immagino anche lui, di ascoltarvi e eventualmente di rispondere alle vostre domande. Grazie mille. Un'altra cosa, volevo informarvi che si sta tenendo una manifestazione contro la violenza delle donne, sulle donne, e noi vogliamo fare un applauso a tutti quelli che sono solidali contro questo atto di ferocia che si consuma contro le nostre madri, sorelle e amiche. Ringraziamo anche la presenza del Presidente della Commissione delle Pari Opportunità, Maria Franca D'Agostino, che ci ha salutato, e anche del consigliere regionale Blasioli. Grazie a voi tutti e passiamo lo spazio per question time. Sì, io volevo chiedere questo. Anche il vaccino è una specie di, diciamo, arma biologica, questo vaccino che adesso hanno così imposto in qualche modo, quello RNA. Allora, mi dispiace deludervi, ma io non sono uno scienziato, non ci capisco niente di queste cose, quindi non lo so. So che le due cose sono state sviluppate insieme. Il vaccino è stato sviluppato insieme all'arma. Non ho la più pallida idea di come si è fatto questo vaccino, di come si sono fatti i vari vaccini, non lo so. Però hanno qualcosa in comune, ce l'hanno, nel senso, uno è, dovrebbe essere la protezione dell'altro. Questo è nella teoria, poi nella pratica. Boom. Altre domande? O qualcuno che vuole dire qualcosa? Prego. Stimola la vostra curiosità, mentre tale che voi andate a leggere e quindi poi
proseguite e poi fate altre ricerche e così via, ma anche Google funziona in questa maniera. Se io e lui mettiamo delle parole chiave in Google, la nostra ricerca sarà differente, verranno fuori cose diverse. Allora, questa tendenza ad autoalimentarsi ha anche un nome scientifico, perché queste cose qui sono state studiate, sono state fatte apposta ai social. Si chiamano echo chambers, le camere dell'eco. Noi siamo abituati ad ascoltare il nostro eco. Questo vuol dire che chi è convinto che dentro i vaccini ci siano cose terrificanti, quando fa ricerche sui vaccini troverà cose terrificanti. Se questa è una cosa voluta oppure no, bisognerebbe conoscere chi ha effettivamente scritto quelle cose e come sono state scritte. Una cosa è certa, se si vuole distruggere un'idea, è per distruggerla la cosa migliore è rendere quest'idea assurda per chi potrebbe essere ammaliato da quest'idea, estremizzarla. Questo è un meccanismo vecchio come il mondo. Se c'è un movimento, non so, un movimento rivoluzionario, se questo movimento rivoluzionario diventa un movimento terrorista, da questo movimento rivoluzionario, che magari ha un enorme seguito, si allontaneranno tantissime persone. Più la cosa è estrema, più la cosa è anche poco credibile, e più il potere ne gode. E sui social, e mi è capitato anche di ascoltarle di persona, circolano delle notizie, tante notizie che possono avere un senso, ovviamente vanno controllate, ma anche delle cose che assurde, delle teorie assurde. E purtroppo, se uno quando va su internet trova sempre solo queste cose, molte persone alla fine finiscono per convincerti di queste cose assurde. E quando uno poi va a esprimere queste teorie assurde a qualcun altro, cercando di convincere, guarda che so, i vaccini fanno questo, questo, questo e quest'altro, essendo assurdo, quell'altro non ci crederà mai, e anzi penserà che tu sei sufficientemente matto e che non bisogna darti ascolto, non solo per questo, ma per tutto quanto il resto. Ed è un meccanismo molto efficace. Quindi è importante fare attenzione alle cose che si leggono. Quando si dubita di un governo, di un vaccino, di qualsiasi altra cosa, bisogna iniziare a dubitare anche del resto, di tutto. Non c'è una cosa per cui non bisogna dubitare. È importante questo. È importante porsi le domande, non solo quando ci conviene a noi, porsi anche domande che per noi potrebbero essere scomode. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio per la sua presenza. Volevo chiedere, non so se è un caso, sono circa 2 anni che non si sente parlare più dei terroristi, hanno paura del virus. Allora, anche questa è una cosa su cui io ho riflettuto. Allora, vi racconto questa sequenza perché fa anche un po' impressione a vederla, anche perché c'è un meccanismo che smuove più di ogni altro l'animo umano, e questo meccanismo è quello della paura. La paura è il più grande motore che smuove un essere vivente, anche gli animali. L'uomo è diventato quello che è anche perché aveva paura di essere mangiato dalle belve feroci. La paura è un motore fenomenale. Allora, prima vi ho parlato dell'11 settembre, l'11 settembre si palesa la paura perché noi la guardiamo. Immagino che nessuno di noi abbia mai assistito in diretta a un attentato. Per la prima volta tutti quanti noi assistiamo a una cosa del genere, che è una cosa sconvolgente. Ci sconvolge così tanto da accettare la trasformazione della nostra vita quotidiana. E noi improvvisamente, in alcuni paesi, che sono i paesi considerati paesi della libertà, come gli Stati Uniti, vengono approvate leggi che permettono al governo di poter entrare senza mandato nelle email di qualsiasi cittadino, sia statunitense che straniero, e leggere quello che c'è scritto, di poter
arrestare una persona senza comunicargli i propri diritti e senza comunicargli perché questa persona viene arrestata, poter detenere per un anno una persona in prigione senza processo e senza avere un capo d'accusa, poter fare prigioni come quella di Guantanamo, poter sequestrare le persone, torturarle, tutto questo impunemente. Perché? Perché dovevamo essere messi al sicuro dal terrorismo. Sono state cambiate le norme di viaggio, anche norme che sono surreali, ed ancora devo capire perché devo svuotare la bottiglietta prima del metal detector, passare il metal detector e me ne compro un'altra nuova. Devo ancora capire la razza di una cosa del genere. Ma abbiamo citato questo, abbiamo citato tante altre cose, delle cose che appunto molte delle quali non hanno senso, eppure le abbiamo accettate. Perché? Perché quando viene messa sulla bilancia la nostra sopravvivenza, la paura della sopravvivenza con qualcos'altro, molte persone accettano quel qualcos'altro e molte altre in qualche modo dicono vabbè, perdo qualcosa ma resto in vita. Tutto questo è accaduto perché dovevamo dare la caccia a un signore di cui ho parlato prima, Osama Bin Laden, che anche se non aveva nessun legame con l'Inghilterra, però gli si dava la caccia. A un certo punto nel 2011 Bin Laden muore, o almeno ci viene raccontato che viene ucciso, ci viene raccontato perché nessuno ha mai visto una sola immagine del cadavere di Bin Laden, ma questa è un'altra storia. Improvvisamente muore, bene, morto Bin Laden, ritorniamo tutti alla nostra vita e tanti giorni, possiamo riprendere a viaggiare tranquillamente e possiamo, diciamo, non temere più di essere arrestati se mettiamo piede negli Stati Uniti senza nessun motivo. Invece appare un altro signore con la barba. Questo nuovo signore con la barba è diverso da quello prima, se non può essere uguale perché sennò sarebbe una sorta di minestra riscaldata. Questo nuovo signore con la barba questa volta ha uno stato intero, ha pure un esercito, e poi fa delle cose ancora più sconvolgenti, perché non è che mette bombe in giro, no, manda suoi uomini a investire le persone. Uno cammina, qui siamo una piazza pedonale, mentre siamo alla piazza pedonale arriva un camion e mette sotto tutti. È qualcosa di ancora